Il mondo è bello perché vario. Guai se fossimo tutti uguali. La varietà maggiore si trova tra i coleotteri, 350.000 specie. Forse in futuro sopravviveranno soltanto gli insetti ai nostri disastri. È una strategia di sopravvivenza e sentiamo perché. La diversità genetica degli individui all'interno della stessa specie permette di affrontare i cambiamenti. Quello che risponde meglio al cambiamento. È difficile svincolarsi da quest'ottica e relativizzare la nostra importanza. Biodiversity is us. Ai confini tra il Sudan, l'Etiopia e il Kenya, anche la bellezza ha una sua grande importanza, non soltanto l'utilità della biodiversità. Quante sono le specie? Non lo sappiamo. Ne abbiamo classificate 2 milioni, ma sono molte di più. Nessuno lo può dire con precisione, neppure Charles Darwin, lui che ovviamente era un anticreazionista, tormentato dall'idea della sofferenza in natura. La teoria di Darwin ha generato visioni piuttosto cupe. Eddie Vedder dei Pearl Jam. Lui nutriva qualche perplessità su quello che oggi si chiama disegno intelligente. A volte non sembra tanto intelligente. È un disegno crudele. Dal punto di vista scientifico si distinguono tre biodiversità. La diversità dell'ecosistema, la diversità delle specie e la diversità genetica. Non so di preciso quante specie di pomodori esistono. Penso 300 in Italia, in tutto il mondo sono sulle 1700. Se andate al supermercato, quante ne trovate? 3, 4, 5 a farla grande. All'opposto della diversità c'è uno scenario abbastanza inquietante, quello dell'uniformità. Anche la diversità linguistica è a rischio e sta rapidamente scemando, si sta perdendo. Forse il peccato è stato proprio il distacco dal mondo della natura. Cosa? Che cosa sono? Ogni anno vengono scoperte 17.000 specie di insetti, però bisogna anche dire che ogni anno perdiamo 35.000 specie di insetti. Questi non li vediamo perché sono piccoli, non sono così famosi come il dodo. La sfera è un'arca. È uno scrigno galleggiante di biodiversità. Noè che mette in salvo gli animali sull'arca, appunto, l'arca di Jan Brueghel il Vecchio, dipinta nel 1613. Il problema non è la tecnologia, il problema siete voi. Trattate il mondo come vi trattate fra di voi. Nonostante tutte le nostre tecnologie, non siamo ancora stati capaci di creare del benessere condiviso nella biosfera che abbiamo colonizzato. In futuro, speriamo.